salvato tutto, però questa notte e questa mattina abbiamo dovuto correre per spostare i lettini, soprattutto quelli in riva al mare. Qua da Gabriele addirittura sono arrivati alla seconda fila, il mare sta crescendo ancora e crescerà ancora, arriverà in terza fila, quindi comunque i lettini siamo stati in grado di spostarli velocissimi perché sono andati a finire nell'acqua. Il danno più grave è la salsedine sicuramente, e adesso ci muniremo di pazienza e cominceremo a lavarli nelle giornate di domani, sperando insomma che questo vento e questa mareggiata finisca il prima possibile. Raffiche di vento fino a 43 km orari, mare in burrasca e soliti problemi in zona Sassonia. Il maltempo delle ultime ore ha fatto preoccupare gli operatori balneari del lungomare di Fano, che già dalle prime luci dell'alba hanno messo al sicuro ciò che potevano. Di certo la mancanza di scogliere, i cui lavori ripartiranno nel mese di settembre, continua a provocare non solo danni alla costa a causa dell'erosione, ma anche agli stabilimenti. Era previsto un po' di vento, però onestamente non una giornata come questa, una giornata che è cominciata da Greco, poi adesso a Bora, quindi ovviamente aspettavamo di vedere quali erano le conseguenze di una mareggiata così grossa, perché ancora non l'aveva mai fatta da quando avevamo posizionato gli ombrelloni. Ovviamente noi abbiamo lasciato anche un discreto, se non abbondante, margine di riva del mare, ma purtroppo le scogliere hanno fatto il loro effetto non essendoci ancora, è così. Questo solo per ribadire, ovviamente quelle che hanno iniziato benvengano, e questo spero sia un'intervista che serva per ribadire non tanto l'inizio lavori che sono avvenuti, quanto l'importanza di finire i lavori nei tempi più brevi possibili. Ovviamente ormai siamo in stagione iniziata, quindi è impossibile chiedere un miracolo, quindi bisogna solo sperare che le mareggiate non siano di una entità così potente, però per ribadire, ripeto, che le scogliere non oltre ottobre vengano finite, perché poi queste mareggiate durante l'inverno e sul finire dell'estate saranno anche peggio. I bagnini si appellano alla Regione Marche e al Comune di Fano. Entro l'anno, infatti, si dovrebbe terminare la barriera difensiva con gli ultimi due segmenti di scogliere che fanno parte del progetto iniziato con l'investimento di 3 milioni di euro messi a disposizione dal governo tramite la Regione. Purtroppo già abbiamo delle grosse difficoltà per quanto riguarda l'erosione che c'è stata e anche il discorso appunto del tempo, e oggi questa cosa si vede ancora di più, perché io ho già la spiaggia molto ridotta, tra l'altro dalla parte, diciamo, verso nord ho dovuto mettere una fila in meno e dalla parte verso sud ne ho una in più, però comunque sia oggi il mare è arrivato già verso la seconda fila, abbiamo dovuto tirar su i lettini e speriamo, diciamo, che si calmi. È stata fatta la scogliera, però ancora una sola non basta, sicuramente bisogna completare il tutto anche per la parte rimanente a nord. E comunque sia, ci vuole del tempo prima che un attimino abbia effetto. Quindi speriamo che non ci siano ulteriori danni, perché ovviamente il Covid ci ha dato già una bella botta. E quindi anche il tempo, insomma, facendo così, ci aggrava ancora di più la situazione. Speriamo, ecco, che da qui in avanti, almeno questo mese e mezzo che rimane, possa essere, diciamo, un po' più tranquillo dal punto di vista del sole e, diciamo, del mare, insomma, in modo che la gente che viene, quella che ha deciso finalmente di venire al mare, ne possa usufruire, insomma.